Sì. Passo falso, come da vedere questo No, un passo in falso no, almeno oggi abbiamo cambiato un po' la ruota, no? Perché gli altri eravamo sempre davanti gli altri hanno pareggiato. Oggi eravamo indietro e siamo riusciti a pareggiare. Secondo me è stata una partita molto bella, molto disputata, una partita abbastanza combattuta. Sapevamo bene che Latina è una buona squadra, è una squadra difficile e questo campionato non ci sono più partite facili. Questo campionato è un campionato molto equilibrato e molto divertente. È un peccato perché forse anche noi potevamo anche chiudere la partita un po' prima. Secondo me abbiamo sbagliato 3-4 palagol che Più demerito quindi di Asti che va a tornare in partita. No, no, non dico che è più demerito, secondo me è quello che ti ho detto prima. Sì, no, abbiamo di fronte una buona squadra. Capito? Acho que la partita era aperta. La partita era aperta. Forse sì, riuscivamo a fare un gol in più prima, diventerebbe un po' più facile, ma non siamo riusciti a farlo e li abbiamo presi. No? È questo. Stavolta almeno è arrivato il pareggio, perché contro Pescara purtroppo è arrivata la sconfitta, però comunque che partita è stata? Insomma, altalenante, abbiamo visto a strappi qualche errore anche. Beh, penso che l'andamento del risultato, la sequenza dei gol, la dica lunga, ci siamo alternati un po' nella conduzione del gioco. Ovviamente loro sono l'asti, quindi tantissima qualità, però devo dire che non abbiamo assolutamente sfigurato nonostante il blasone differente. Sarà una partita tipica di questo sport, decisa dagli episodi, credo che tutti i gol siano stati sia nostri che loro giocate di qualità. Forse tutto sommato è un pareggio anche giusto sotto alcuni aspetti, però è ovvio, sei davanti a 10 secondi alla fine, un po' rimane l'amaro in bocca, però è un punto di partenza sicuramente, anche se brucia, però è un punto di partenza. Fare un pareggio con l'Asti non è comunque da buttare, assolutamente. Una mutazione tecnica, insomma, abbiamo visto che col portiere di movimento, almeno da fuori, è sembrato esserci un bel miglioramento. Nostro? Fatto da noi? Ma diciamo che noi non è che abbiamo grossi dubbi sul nostro modo di fare portieri di movimento, perché comunque noi la qualità e l'organizzazione di gioco ce l'abbiamo. Forse quello che brucia un po' è che in 3 partite abbiamo preso 3 gol col portiere di movimento, però lì è una questione di disattenzione perché l'avevamo veramente preparato, anche questo nei minimi particolari, una disattenzione nostra e la qualità loro hanno fatto. Sì, che avevo preso il terzo gol in 3 partite col portiere in movimento. Comunque la Dina è in crisi, anche la sfida l'ultima di campionato, la sconfitta con la Pessoa Pone, comunque è stata una buonissima prestazione. Oggi 4-4 con l'Asti, la Dina cresce. Ma il Latina cresce, ma non è che noi, francamente, non è che abbiamo avuto mai dubbi di questo. Sono mancati dei risultati, però la prestazione c'è sempre stata, soprattutto col Pescara in casa. Quindi siamo tranquilli riguardo a noi. Iniziamo di nuovo dagli ospiti, dai. Romano, una partita innanzitutto divertente, insomma, da fuori sembra una partita divertente. È il pareggio giusto secondo te? Sì, diciamo che forse per la modalità col quale è venuto. Giustamente possono recriminare qualcosa loro perché ci siamo passati le ultime 3 giornate noi a prendere gol a 20-30 secondi dalla fine, quindi c'è amarezza. Forse fino a metà del secondo tempo e anche un po' avanti ai punti meritavamo qualcosa noi, però purtroppo siamo in un periodo che se non la chiudiamo la paghiamo, quindi loro poi sono stati secondo me eccezionali a crederci e addirittura a portarla dalla parte loro, poi questo sport è così, quindi a
alla fine penso tra punti e la modalità del pareggio ci può stare. Secondo pareggio consecutivo, con Corigliano, Rasti si sta un po' fermando. No, il nostro è quarto. Già ci siamo fermati. Insomma, sì, beh, diciamo che sono pareggi un po' differenti, perché i primi due sono venuti veramente per errori grandi nostri, quindi sicuramente si possono chiudere prima le partite. Poi con quella tipologia di errori in Serie A quest'anno raramente, diciamo così, la porti a casa. Le ultime due è appunto il calcio a 5, portiere di movimento, e poi comunque subentra un po' di fatica. Noi venivamo da un viaggio, una partita fatta sabato molto intensa, quindi ci sta, dovremmo lavorare secondo me un po' sul prima piuttosto che sull'ultimo minuto, diciamo così. Un'analisi complessiva della partita è stata, come diciamo, abbastanza divertente, però prendere gol a 10 secondi dalla fine non è mai bello. Sì, purtroppo, come ha detto Sergio, questo è il calcio a 5, no? Più di lavorare su questa situazione, perché è vero che abbiamo preso gol ma l'abbiamo anche fatto, quindi più di lavorare non possiamo, lo stiamo facendo. Al di là di questa partita, il nostro è un momento che la squadra sta giocando molto bene, così come meritava. Poi alla fine la partita è anche fatta da episodi, no? Però anche sabato con la Cosapone la squadra meritava tranquillamente di uscire con dei punti, quindi in questo momento siamo contenti di quello che stiamo facendo. L'unica cosa che non ci piace, non a me ma a tutti, è concedere quei gol che abbiamo preso, come il primo, dove è stato un calcio, sì, d'accordo, forte, però da quasi metà campo, il gol da fa laterale con una marcatura un pochino lenta. Quindi dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, perché noi siamo una squadra che non possiamo concedere all'avversario questi gol, perché poi facciamo una fatica con squadre di grande caratura a risalire e a riportare il punteggio da nostra parte. Però siamo stati bravi, perché non è facile giocare contro l'Asti, che è un roster più ampio del nostro, ribaltare la partita negli ultimi 5 minuti, quando comunque credo che noi eravamo più stanchi di loro. Quindi questo va dato merito alla squadra. Niente, continuiamo a lavorare. Sabato, domenica ci aspetta una partita che per noi è vita o morte. Se vogliamo raggiungere l'obiettivo della finale, dobbiamo per forza vincere a Roma con la Lazio. Lazio che peraltro quest'anno, insomma, va detta. La classifica dice quello, sicuramente non è una squadra come quella dello scorso anno, però alla fine in casa 2-1 col Pescara, così nel finale 1-1 con l'Asti, 2-2, 1-1 col Napoli, quindi 6-6 col Corigliano, quindi è sicuramente una squadra che ha, forse non ha la qualità dello scorso anno, ma se la sta giocando sicuramente con tutti.